Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Coppia che Scoppia Vlog. Questa sera io e Mirko siamo stati invitati a cena da degli amici che hanno la casa per conto loro, quindi come faremo presto noi. Però comunque è un'esperienza nuova perché non sono mai andata a casa di amici, cioè nel senso che vivono da soli. Ma quando si va a casa della gente bisogna portare qualcosa. Allora ho detto, beh, di solito quando ero piccolina i miei genitori quando andavano a casa della gente portavano il vino. Siccome io non sono un'intenditrice di vini, non ne capisco una mazza, oggi voglio comunque provare a fare questa cosa, quindi vado a comprare il vino e vi farò sapere. Allora, bene, qui troviamo un vino Erbaluce di Caluso. Ma io so che i vini costano cari di solito. Beh, potrei portare questo tavernello da cucina. C'è il Frascati del 2016, il Vermentino di Sardegna. Insomma, io non so che cavo di vino comprare, quindi io direi che ci buttiamo sul più caro. 4,29. Qua ci sono i liquori, direi di no. Qua c'è un 4,49. Potrebbe andare bene, però è un prosecco, quindi non lo so. E qua c'è un 5,99, però non mi sembra un vino, mi sembra uno spumante. Ma che ne capisce qualcosa. Ho trovato il Barbaresco che costa 7,99 euro. Iniziamo a scartare tutti questi e il primo più caro che troviamo lo prendiamo. Dunque, la sommelier Alice ha deciso che comprerà la bottiglia da 16,99 euro perché ha capito che è la più buona. In realtà la più costosa, quindi immagino che è più costoso di 16 euro un vino. Non sarà tutta sta bontà, però potrebbe essere buono rispetto a quello da 99 centesimi. Allora ragazzi, ho comprato il vino. Sono andata nella catena di supermercati migliore che esista, però comunque era vicino a casa, ho detto vado qua. Ho portato il vino, siccome siamo ad una cena in casa vostra. Tenete. Ma figura, siccome io non ne capisco niente di vini, ho preso il più caro perché ho detto boh, talmente ne capisco poco che potevo prendere il tavernello e mettervelo in questa bottiglia. Ma infatti l'ho invasato io. Ci ho messo in realtà quello da un euro qua dentro e quindi allora sarà il migliore. Il migliore. Comunque Daniele ha cucinato. No, Desi, perché Daniele? Ma che ne so? Ho visto che li metteva lui. È l'unica cosa che ha fatto. Comunque Desi ha cucinato questi e Daniele si è prestato per inserirli all'interno dell'apposita. Bisogna verificare la teoria di Alice. Quanti euro Alice? 16, non so se 16,99 quindi 17, non so se ne vale. 99 li ho sentiti. Li hai sentiti tu? 99, sì. Devo dire che 99 si sentono tutti. Cosa ne pensate? Il tappo com'era, tra l'altro? Era di sughero? Sì. Ah, allora era più buono. Quello di sughero è migliore di quello di plastica, vero? Ok. Questo vino era comunque una bella bottiglia. Molto buono. Era quello che avevano di riserva. Esatto. Mi è andata male, no? No, vabbè, dopo questa. Sì, perché è un cambio riserva. Come titolare lo porta la volta prossima. Esatto. Esatto, questa stava in panchina questa volta. Buon appetito! Ciao, ciao. Daniele ha versato la fine del vino in quello di Mirko, quindi secondo me non gli piace, non voleva verselo lui. No. E l'ha dato a Mirko. Ma no, l'ha dato Mirko perché il vino è riserva. Non me l'aspettavo. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa perché sei capace? La coppia che scoppia vlog. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.